Come si possono aiutare le persone dopo il lungo periodo di inattività dovuto al lockdown? Dopo questi mesi che siamo rimasti chiusi in casa per lungo tempo, soprattutto gli anziani, visto il fisiologico decadimento con il passare dell'età e soprattutto il fenomeno della sarcopenia, dove si ha una perdita di massa muscolare, il rischio è quello di incorrere poi in problemi fisici nella ripresa delle attività quotidiane. Per ovviare a questo problema si può pensare di fare delle attività, degli esercizi sia in casa con tutte le dovute precauzioni del caso, quindi stando attenti agli spazi dove si effettuano gli esercizi e stando attenti a non rischiare di cadere, quindi è opportuno fare degli esercizi soprattutto a terra con un tappetino dove il rischio è limitato, soprattutto quando non si è assistiti da un professionista. In questo caso sarebbe ottimale rinforzare tutta la muscolatura posturale, che può essere il core, quindi gli addominali, la parte della muscolatura del bacino, soprattutto i glutei, che sono muscoli posturali che ci tengono in piedi per lungo tempo e che ci danno un sostegno nelle attività quotidiane, e un rinforzo dell'arto inferiore con un rinforzo del quadricipite. L'ideale sarebbe farlo in scarico, quindi tutte attività da fare in decubito supino, quindi sdraiate a terra. Il primo esercizio che mi sento di proporre, di consigliare, è un rinforzo del core, quindi degli addominali. L'esercizio si fa in decubito supino con le gambe flesse e in appoggio su una feedball. Se a casa non si dovesse avere a disposizione una feedball, si possono appoggiare su una sedia oppure sul letto. Le mani si appoggiano sulle cosce. Si inspira e durante l'espirazione si spinge con le mani contro le cosce e le cosce vengono tenute ferme, le ginocchia si contrappongono al movimento in modo tale da rinforzare gli addominali senza muovere né il tratto cervicale né la zona lombare. Per quanto riguarda invece le persone che soffrono e hanno problemi di ipertensione, quindi di pressione alta, bisogna porre molta attenzione nell'esecuzione dell'esercizio degli addominali in isometria, in quanto tenere per lungo tempo la pressione con le mani contro le ginocchia può creare problemi da questo punto di vista. Quindi è opportuno mantenere la tensione e la contrazione dell'addome per qualche secondo e non di più. Il secondo esercizio è sempre un rinforzo dell'addome, del trasverso dell'addome, che è un muscolo profondo degli addominali ed è un muscolo posturale che ci garantisce poi anche una prevenzione alle possibili lombalgie. E questo esercizio si effettua ugualmente in decubito supino con le gambe flesse e i piedi in appoggio a terra. E durante l'inspirazione la schiena si inarca leggermente, durante l'espirazione il paziente deve spingere con la schiena contro il pavimento, contro il tappetino, forzando la zona dell'addome. Il terzo esercizio è un esercizio di rinforzo dei glutei ed è il ponte, sempre dalla posizione in decubito supino con i piedi in appoggio a terra, si solleva il bacino verso l'alto, verso il soffitto, contraendo i glutei. Bisogna fare molta attenzione in questo caso a non sollevare troppo la schiena da terra, ma sollevare solo la parte del bacino fino alla zona lombare, mantenendo le scapole a contatto con il terreno. L'ultimo esercizio che mi sento di suggerire è un esercizio di rinforzo del quadricipite. Questo esercizio va eseguito in decubito supino con una gamba flessa e l'altra gamba stesa. Inspiro e durante l'espirazione sollevo leggermente la gamba da terra. Il piede può anche non essere mantenuto a martello e mantengo la posizione alzata a terra della gamba per qualche secondo fino a fine espirazione e inspirando ritorno e appoggio la gamba a terra. In questo caso è opportuno non sovraccaricare la struttura, quindi non fare troppe ripetizioni e troppe serie, quindi stare attenti allo sforzo che si fa ed è importante farsi seguire anche da un professionista. Cosa consigliare alle persone che sono state ricoverate per Covid-19?
Per quanto riguarda invece i pazienti che hanno subito un ricovero per Covid, quindi che sono stati intubati, il discorso cambia radicalmente, in quanto gli esercizi sono più propedeutici a un recupero della funzionalità polmonare, visto che la maggior parte dei casi ha subito anche delle fibrosi a livello polmonare, e quindi tutta la ginnastica di riabilitativa viene incentrata su un recupero respiratorio, sia con la muscolatura respiratoria normale sia quella accessoria. E da questo punto di vista è ottimale affidarsi a dei professionisti e quindi far riferimento al proprio medico per quanto riguarda un protocollo riabilitativo e un indirizzo riabilitativo.